Benvenuti e bentornati! Bentornati con noi, in nostra compagnia. Questa è la serie che seguirà le avventure di Paolo Faccenda, running back della De La Salle High School, una delle football factory per il college. Siamo in California, i playoff. Ah, ti piace? Bravo. Si tratta di un running back, sempre questa saga di italo-americani che si impegnano, figli di italo-americani che si impegnano nel football. Questo è un ragazzo, diciamo, di misure abbastanza, ecco, subito impegnato in partita. Con una prima corsa, diciamo, un ragazzo con, non eccezionalmente dotato fisicamente, 1,69 per 67 kg, quindi diciamo anche abbastanza giro. Ma sì, guardate in azione, subito una corsa sulle esterne, guardate la rapidità, salta un uomo, guardate che gioco di gambe, prende quasi un primo down, infatti siamo a un secondo. E la sua agilità è data anche dalla sua... Puoi notare che anche la squadra poi si appoggia abbastanza su di lui, come puoi vedere, e di nuovo una corsa, secondo lì ci danno fiducia, visto il risultato, sono due uomini sul flat che lo aspettano. Salta, ovviamente qui il peso, certo. La sua leggerezza si fa sentire perché nell'impatto siamo a 3 inch, ma si corre di nuovo. Però è agile e veloce. Sì, guardate, guarda, soprattutto su un primo down, tre volte, primo gioco, siamo passati due minuti, ancora guarda, prende poi, qui dimostra la rabbia di chi vuole arrivare, si trascina oltre. Sai, anche un riscatto sociale questo. Probabilmente sì, mi pare sia figlio di un militare italiano impegnato nella base della Marina. Ecco di nuovo una corsa, guardate, la squadra si appoggia tantissimo ai suoi cartelli. Molto, molto. Guardate che wow, gioco di gambe. Purtroppo sì, poi nell'impatto. Però poi la linea difensiva, diciamo che se ne va un po' per i fatti suoi. Diciamo anche che è abbastanza abile a trovare l'apertura, ha un'ottima linea difensiva che lo copre, lo appoggia tantissimo. Non sarà contento il quarterback della sala, costretto praticamente a fare solo end off, ecco lì un'altra corsa esterna. Diciamo via, che sulle corse esterne rende meglio, oddio, va via, ed è touchdown. Ed è touchdown, signori. 7-0, bei numeri. Andiamo siamo avanti. 7-3, hanno accorciato gli avversari con un calcio. Ecco, ovviamente una corsa a sinistra, un corso a destra. Probabilmente lì rimane più congeniale. Molta pressione, un tight end va a bloccare, una corsa esterna. Ce la fanno a farci guardate, beh, è andato di nuovo. C'è luce in fondo al tunnel. Touchdown, ma dove l'ha messo il turbo questo ragazzo? Grandissima. Ci piace, sei lo Stefano Nava. Lo sapevi che l'avevi detto, aspettavo solo il momento. 14-3, di nuovo in red zone con questo passaggio. Di nuovo un endo, guardate. E di nuovo segna. Beh, diciamo che lo scatto. Diciamo anche che quando, come in tutti gli sport, insomma, quando uno inizia a prendere fiducia, poi. Sì. Diciamo che poi lo aiuta molto la velocità. Siamo di nuovo un secondo e due all'interno delle 20. Siamo nel quarto già? Sì, nel quarto siamo 34-3, imbarazzante. È imbarazzantissimo questo risultato. Diciamo che i nostri avversari torneranno a casa desolati. Sì, torneranno a casa e basta. E basta. Il con le pitch, primo e gol, siamo come al quarto quarto. Come si dice alle nostre parti. Sì. Vediamo. Guardato, e di nuovo dentro, ma non ce n'è per nessuno. Non indica se la, cava la male, famiglia non sugli se spalti. La cava male. E il mister sì, il mister. Va il bene, coach. Il coach cosa ne pensa? Non lo so, preso si è molto si è abbastanza appoggiato nei giochi di corsa, cioè la squadra praticamente quasi esclusivamente corso. Per un 48-3 contro Sacramento. Uno schiaffone proprio. La velocità tra il cornerback e questo running back è un altro passo. Un altro passo via. Veramente nelle corse interne, ecco, se riesce a sfruttare i blocchi della sua, del suo attacco va dentro senza problemi. Certo, poi abbiamo visto quando si tratta di prendere quell'extra yard usando il fisico è un po' sbandaggiato, perché la palla è quasi poco eccezionale lui. Però sì. Diciamo che è un buon prospetto per il college. Infatti vediamo subito, c'è Arkansas, ha corso 288 yard in 23 corse, 4 touchdown di corsa. E ci stanno guardando. Ha perfino una ricezione per 35 yard. Diciamo che subito i primi college si sono fatti vedere, vediamo che subito. Esatto, le statistiche sono subito positive. Già subito due stelle, ci sono non tantissimi prima fascia, ma diciamo Wake Forest è immediatamente fuori la prima fascia. Questa... Vi salutiamo, quindi alla prossima puntata! Alla prossima puntata con Mauro Faccenda. Ciao! Ciao!